Ragazzi, si continua, anche se ormai una vita, Super Mario RPG. Allora, è una vita che io non gioco su Super Mario e adesso, come vedete, è in italiano, perché la patch di traduzione è stata completata qualche mese fa ormai, però io ho una vita che non resisto, quindi per me è tutto nuovo e ci aiuterà un sacco perché evitiamo di implodere traducendo le cose. Allora, se non sbaglio, noi dovevamo andare alla fine del mondo qua perché c'era la tartaruga, il Koopa truppa incredibile che ci permetteva di salire su dalla parete incredibilmente alta. Pronto? Tra l'altro io non mi ricordo assolutamente quale sia il modo di arrivare alla parete, perché sono mesi che non ci gioco, quindi sarà un'avventura. I nomi sono stati tradotti, perché questo si chiama Fiore Fink, mentre gli attacchi speciali... Oh no, io non capirò un cazzo di quello che ho nell'inventario. Che cos'è stato Shake? Stella Shake? Che cosa sono questi cosi? Io non so più cosa abbia dentro nel mio inventario adesso, però. Allora, questi ce la posso fare a capire cosa sono, perché in realtà questo non so cosa sia, proprio in generale. Gli attacchi speciali sono pochi e so quali ha ogni personaggio. Il problema grande sarà capire cosa sono gli oggetti. Peach, non si chiama più Toadstool, tra l'altro, ok? Ha fatto un level up incredibile. Madonna, e impara silenzio. Oh, mi fai vedere cosa sono tutte quelle stelle, cose, stella shake? Ah sì? Come si chiamavano prima? Pick me up! Si chiamava, ah, Pick Me Up. E io come faccio a capire che fosse lo Stella Shake? Ma scusami. Peccato che tu non possa scegliere il salvataggio in cui entrare nella zona. Sarebbe stato molto più simpatico. Dove minchia devo andare adesso? Ah, qua devo seguire le formiche. Ci sarà un momento in cui dovrò ambientarmi con la traduzione, perché essendo tutto diverso, avendo giocato ore ed ore con la versione inglese, sarà un inferno. Ovviamente per adesso mi sembra tutto, a parte il Pick Me Up, che in realtà, ok, come lo traduci in italiano? Ha senso. Credo si siano basati sulle immagini del manuale, perché credo che gli oggetti abbiano delle immagini sul manuale. Geno level up, non mi interessa più di tanto Geno, ma sì, è direi l'attacco. Allora, siamo in un posto con un'uscita. Aspetta che abbiamo un'uscita. Ok, siamo arrivati. Sergente Flutter, attenzione, tutte le truppe in posizione. Mario, la tua missione è scalare il precipizio, saltando tra le conchiglie. Ah, ma tutte me le devi far vedere, no? Dio mio. Ecco. E ritiro tutto sulla traduzione. Perché shells sono gusci, porca Eva, non sono conchiglie. La prima cosa che trovo, già c'è un errore. Ah, ma io non devo fare niente. Ragazzi, si è buggato tutto o questa parte deve essere silenziosa? No, stava... Ah, stava cronometrando. Non male per un civile. Posso rifarlo? Scusami. E io cado giù. Perché adesso mi sta venendo il dubbio. Mi sa che mi dà un premio però se riesco a farlo. Sì, non mi interrompermi però. Fammi fallire e basta. Perché io ho fatto schifo in questo momento in realtà. Dai, sali. Sali, ti dico. Quanto ho fatto? 17,20. Ho fatto meglio. Non mi dà niente, quindi ciccia. Va bene così. Oh, abbiamo Valle Fagiolo. Valle Fagiolo, va bene. Va bene. Allora, per un secondo mi sembrava lo schiaccianoci. Devo essere sincero, però non ero pronto. Aspettate. Qua c'è un sacco di roba. Abbiamo già due api e due tubi. E vabbè. Ok, punti ESP 19, che non sono pochi in realtà in questo gioco. Oh no, è questo tipo di mappa? Ah, qua è proprio un vicolo cieco. Ah, ok, no. È molto più facile del previsto, mi sa. Ok, sono qua. Qua c'è un sentiero nascosto? Assolutamente no. Quindi dovrò trovare un altro modo per entrare nell'altro tubo. Ok, qua abbiamo già più strade. Una che va avanti e una che torna indietro. Che fastidio, le api! Mi porta esattamente dove pensavo di andare. È stato molto più semplice del previsto. E questa mappa ha una palette incredibile. I colori di questo livello sono meravigliosi. Mi ricordo un sacco Fantasia. Mi fate andare avanti per piacere? Grazie. Ok, qua c'è roba strana. Ci sono dei germogli di piante carnivore. Sta dando da mangiare. Sta innaffiando le piante. Le piranha mod. E dovrei vedere com'è il nome inglese perché mi turba un po'. Piranha mod. Allora, attacchiamolo, non possiamo fare niente. Polline soporifero. Dovrei essere immune con Mario? Sì. Allora, usiamo il super salto su di lei e vediamo di farne il più possibile. 1, 2, perfetto. Io ci devo riprovare, ragazzi, però. 8, 9, 10,
Devo farne 30, ma è impossibile. Anche perché io non cambio il ritmo, quindi non so perché a volte fallisca. Ma adesso posso entrare nel buco, sì. Oh no, è uno slot? Allora, il fiore. Devo cercare di prendere di nuovo il fiore, ma è troppo veloce, amici. Eh sì, è un fotogramma. Ah, ma me l'ha preso lo stesso? Non lo so. Ragazzi, è impossibile da fare quella, però. Vieni qua, vieni qua. Venga qua, innaffi le piante. È che io devo riuscire a fare quella. Questa è il super salto, ma io, ragazzi, non so come fa. Se qualcuno ha un consiglio da darmi... Che schifo le zampine. Se qualcuno ha un consiglio da darmi, ripeto, melodia, perché davvero io sono confuso. Perché non mi sembra che cambino la frequenza come i saldi della Corta Convivi, ad esempio, che cambiano il ritmo. Excuse me, Mimic. A Cassabù. Allora, non ho l'analizza, purtroppo. Non posso fuggire. Ah, io. Allora mi difendo. E no, uso super salto. Ho bisogno di farci un sacco di danno. Non è bastato. Esplosione. Fresca. E uso un super fungo. Per forza. Ho anche un ultra fungo, ma non credo sia il caso. Grazie, è bellissimo che dice grazie. Che cazzo è? Continua dei mostri, e ho notato Fauzzo ha fatto. E serve Fazzo. Non gli faccio niente con Peach. Non gli faccio niente con nessuno. Ho paura un sacco di lui. 100. E quanta vita avrà però? Misato, perfetto. Però adesso c'è. Minchia. Allora, fermi. Devo usare uno sciroppo d'acero, che credo che sia quello che dà punti fiore. Credo. Sì. Sì, 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 ok. Era quello, perfetto. Quindi super salto sul falso. 7, 8, 9. Non va bene questa cosa, però. Quanta vita ha il falso? Ok. Grido. Lei è spaventata, però in teoria non cambia per gli speciali, quindi puro Bowser. Ok, quanta vita ha, signor Cassabù? Bestia. Aspetta, Stella Shake, che sarebbe il pick me up. Devo abituarmi un sacco ai nomi nuovi, che sarà terribile. Non sapendo quanta vita ha, a me turba un sacco. Terapia, devo farlo su Bowser, perché altrimenti mi collassa. Provo a usare la palla di fuoco a questo punto, super fiamma, che magari è di legno. È un fantasma, quindi doppiamente potente, in teoria. Poi vediamo. Perfetto. Grido. Se su Mario dovrebbe essere quasi... Non lo so se sono... Sì, sono immune. E curiamo di nuovo Bowser. Devo curare anche Mario, dovevo fare un ripag. Vabbè, troppo tardi. 106. Non su Peach. È molto Mario. Perfetto. Ma con lei posso resuscitarlo, il che è ottimo. Sai che non so se l'abbia mai vista questo speciale. Mi sa che è la prima volta che lo vedo. Raga, ma questo comunque è più forte di un boss, io ve lo dico. E bacio carni, vabbè, sono morto. 190, mi ha fatto 190 di danno. Non so se devo premere il tasto per avere più HP dopo, ma ripeto, non avendo l'analisi con Mellow. Ok, ce l'abbiamo fatta però. 150 monete, che sono tantissime, e 34 punti esperienza. Come si è messe monete? 840. E mi sa che siamo quasi al limite. Quello è un... Ah, e appunto, dicevo, secondo me qua c'è un segreto. Infatti, quello io devo evitarlo, perché è solamente un Gekit. Ehi, salve. E un'altra moneta rana. Questa credo fosse quella grande, in realtà. E quindi si torna su. Salviamo, perché ho fatto una roba incredibile e non voglio farla mai più. Valle facciolo, a me fa ridere un sacco. È tutto opzionale questa roba qua, ma io non vedo perché non farla. Dai, ne mancano poche. Ok, quello mi mette un sacco di ansia, quindi mi sa che mi curo prima. Perché lo posso fare solo di uno? Perché non è semplicemente il menu che è un po' buggatino. Salve! C'è un... più di uno. Un chomp chomp dorati, però. E io mi difenderei. Magari sono dei merdoni, però non possiamo saperlo. Ho pochissimi punti fiore, quindi non è il caso. Ah, ok, sono nemici normalissimi. Ah, non fanno niente. Non sono un pericolo. Ma proprio no. E Peach però. E allora, su Peach fanno male, effettivamente. Addio.
Peccato che non ci sia un bestiario di questo gioco che ti faccia vedere i nemici sconfitti con un po' di lore, un paio di frasi sceme. E che ci devo fare però? Cosa mi ha dato monete? Ma neanche tante. Sono molto confuso. Ne mancano solo due. Qua non... Ah no, c'è uno scrigno. E di nuovo. Ragazzi, io ci ho provato, non so che dirvi. Non capisco come sia possibile farlo. È culo, è solo culo, palesemente. Dai, vieni qua. Tra l'altro non so neanche se sei sconfiggibile, eh. Magari è un nemico. Però è troppo in alto, mi sa. Si va giù, questo è l'ultimo. Con un... raga. E ho perso. Ah. Oh, cazzo. Oh, aspetta, proviamo a... non posso provare a fare niente. Mi devo usare uno sciroppo d'acero. Non ne ho più. Ho solo sciroppi reali. Devo farlo per forza perché non ho punti. Abbiamo detto che la fiamma non ci fa niente. Quindi usiamo un attacco normale. La frana che fa? Madonnina. Esplosione. Mi sa che Mario muore. No, è vivo per un miracolo. E continua di mostri. Lo so. Ultrasalto su Fauzzo. 6, 7, 8. Tanto non devo contarli questi. Ho fatto un fottio di danno però. Getto acqua, no, questo è nuovo. Pistola acqua. Pensavo peggio. Però è comunque tragica. Non so quale sia il mio turno dopo. Facciamo terrorizza, proviamoci. Non sono terrorizzati. No, getto acqua. Siamo morti, siamo morti. Ah, è morto solo Peach. Ho capito, non posso giocare allora. Oh merda. Oh cazzo, cazzissimo. E non posso neanche fuggire, non posso. No, non mi uccidere Peach. Raga. Questa cosa non va bene per niente. No, non possiamo. Non riusciamo a vincere. Non abbiamo perso. Quanto male gli faccio? Poco, troppo poco. Raga, non so. Non doveva apparire un mimic qua. Niente, siamo morti. Devo farmi tutto questo da capo. Evviva! Per carità, è vero, potevo salvare prima di farlo, però... ho vinto una moneta rana. Quindi sono a questo che servono? Va bene. Sono molto confuso da questa cosa, ma va bene. Allora, se la vincita è una moneta rana e la perdita è la morte... Level up di Bowser, però. Nice. Ok, un level up molto buono anche questo. Uno di attacco non è il caso. Fanno tutti schifo in realtà questi. A questo punto io aumenterei un po' di attacco magico, che ne ho leggermente di meno, quindi potrebbe essere più sensato. Ma level up di Mario, perfetto. Ma non sono così buoni questi level up in realtà. Mi sa che aumenterò anche a lui quello magico, perché potrebbe essere utile. Mellow. Sempre di uno e sempre di uno. E ho capito, figli miei. Possiamo aumentare gli HP, per carità. Lui non lo uso più di tanto. Potrebbe essere utile avere gli HP, dai. Allora, salviamo. È andata anche abbastanza bene. Più o meno abbastanza bene. Vediamo se posso, per caso, colpirlo. Ma mi sa che no. Sta andando via. No, è andato via. Scusami, È qua. No, ma mi sa che non può. E invece sì. Potevo. Oh no, ma questo era tipo un boss, se non sbaglio, una volta, no? Non sembrano fare tanto danno loro. Fuoco fatuo, ma no, è un innaffiatoio, devi fare attacchi d'acqua. È la legge. Lui mette ansia, quindi voglio... Infatti, perfetto. Quanto danno ha fatto? Peach, sei sbroccata, che hai fatto? Risalviamo che non si sa mai. E si va. Abbiamo... Ah, un altro tipo timido, perfetto. Però non c'è nient'altro e quindi pianta sia. È un boss. Smilax. Che nome è Smilax? Dovevo curarmi. 9, 10, 11. Più di 11 non posso farne, non so perché. La didan. È ora della doccia? Oh no. Oh no, Elidra. Oh no, Elidra di Hercules. Però non fanno danno per adesso. Polline soporifero. Questo è un problema se non sono su Mario. Non erano su Mario, perfetto. Peach dorme, aia. Ai, inversi, ai. Ragazzi, quanto sono belli i boss di questo gioco, però. Sono tutti diversi. Ho capito. Dorme già. Ok. La didà è acqua riciclata. Come? Sta avendo delle spine. A me questa cosa turba un sacco. Facciamo terrorizza, perché sono un po' tanti adesso. Non gli ho fatto niente. Quindi mi sa che userò un attacco da drena. Aio.
Ah, ammissato, perfetto. Facciamo ultimo assalto, così magari li colpisco tutti. 10, 11. Pensavo andasse meglio, ma continuo a fare terrorizza perché il danno d'aria adesso è importante. Fatto un po' schifo. Vabbè, è andata abbastanza bene comunque. Peach deve svegliarti però. Peach, si svegli. Mr. Totsul, si svegli. Ho aggiunto qualche nutriente. No. Eccolo. Eccolo il boss vero. Merda. Merda. Non posso. No, no, no. No, non volevo difendermi. Peach, ti svegli per piacere. Grazie. Ah, non è svegliata. 1000 petali. Che dolore pazzesco, mi sa. Oh, cazzo. Oh, no. Oh, no. Grazie. Però non va bene. Bowser ha un regen? Perché ha un regen? Pure addormentà. Va bene. Muro di fiamme. Ma basta, ma non posso fare niente in questo gioco. Ah, forse da funghi hanno dei regen. Ho capito, ma io sto per morire di nuovo. Hanno un regen incredibile in realtà loro, quindi non moriranno. Però sono da solo, lo stesso. Io spero finisca dopo un po'. Qualcosa mi dice di no però. Potevo usare ultrasalto. 1000 petali. Questa è tragica. E meno male che almeno con Mario sono immune. Facciamo ultrasalto. Che vi devo dire? Non ho altre scelte. Dai. No, l'altra non è morta. Allora devo usare di nuovo il fungo. Sono morto. Quindi la partita è finita? Ragazzi, ma io come faccio adesso? Non posso agire. Softlockato? Fino a quando non mi uccide qualcuno? Ho capito, Trina. Io non sto tornando normale, però. Amici. Attenzione. Resuscito Mario subito. Tra l'altro costa 2, ma è sbroccatissimo. È vero che non hai full vita, ma chi se ne frega, perdonami. Quindi tornano normali dopo un po', il che è ottimo. Non posso usare il super salto, ma mi accontento di fare fuori questo. Perfetto. Peach? No però, è porca di quell'Eva, come faccio? Peach è pure morta. Peach è morta. E quindi devo fare questo. Ok, Bowser non è in pericolo, ma devo assolutamente a questo punto faccio abbraccio. Sì, così mi cura anche Bowser, che non si sa mai. Bowser sta benissimo, ma abbraccio con Ray Status? È quello che è successo? Devo usare, perché non ho più punti fiore, e ricevi un regalo. Non l'ho consumato, perfetto, nice. E allora facciamo... Prima super fiamma, magari funziona su di lei. Non proprio. Gli ha fatto danno? Meglio di niente, ma non proprio. Polvere spauracchio, no? Peach no, please, Peach no. E invece sì. Però posso comunque curare. E allora mi scusi, ma non è un problema. 1000 petali. Non so se possono avere più status contemporaneamente, quindi forse Peach è salva. Esatto. E abbraccio, assolutamente. Siamo vivi per miracolo, dovremmo fare... Sì, madonna, abbraccio, ma abbraccio cura gli status. Pronto, ma siamo fuori di testa. Sì, non conviene usare gli speciali, ma mai nella vita. Abbiamo vinto 40 punti exp. Guarda cosa hai fatto, Smilax è stato abbattuto. Sono fregato. La regina Valentina, che cosa? Mi aveva detto di tenere tutti fuori dalla tela Nimbus. Cosa dovevi fare? Ci sono, scapperò. Ha perfettamente senso, e quindi? Cos'è questo? È un seme, lo prendo. Raccolto un seme. Un seme che cresce rapidamente. Non lo posso usare. Si va! Excuse me? Di qua esce la pianta, forse, come nei giochi normali. Perfetto. Mario, non spaventarti, l'hai già fatto più volte. Hai visto? È un fagiolo magico. Colpisci il blocco ancora una volta per scalarlo. Mini gioco? No, fa da solo. Ok, questo è inaspettato. Siamo letteralmente dalle nuvole, non possiamo scendere. Le nuvole sono le cose più cute che abbiamo visto in vita mia. E questo è un nemico. Io vorrei salvare adesso però, amici. Oddio, Paratrooper XL, no. Abbracciami tantissimo, ti prego. Non mi difendo. Anzi, potrei colpire Birdie. Ok, addio. Paratrooper XL, che patato che sei. È così crasso e dolce. Paratrooper pesante, no? Ah no, è pronto al lancio? In che senso? Mi devo spaventare? Non gli faccio niente, tra l'altro. Ok, non mi sono dovuto spaventare per adesso, almeno. Ma questa cosa, questo sfondo è incredibile. Livello 16 di Peach. Allora, sono tanti HP questi. Sì, decisamente sì. Fammi leggere.
Fammi leggere, ho detto. Come scalare le viti? Le viti sono posizionate dal basso a sinistra fino all'alto a destra. In che senso? Saltando non sarai in grado di lasciare andare le viti. Dipartimento dei trasporti di Nimbus. Nimbus o Nimbus? Prima era Nimbus, eh? Ok. Che strana questa zona. Non capisco come funzionino in realtà. Infatti che qua c'è palesemente qualcosa e non riesco a capire cosa sia. Ah, eccola. La moneta. Vabbè. Ok. Meglio vera che non ave... Pronto. Vabbè, sono delle scale, semplicemente. La fa molto complicata, ma non c'è motivo. Voi mi fai salvare, però. Io voglio farla nella prossima parte, questa zona qua. Oh, nice. Il fiore. Difesa cola, ok. E Geno, livello 16. Un ottimo level up anche lui. Gli HP direi di no. Guarda, fanno un po' tutti schifo. Allora mi sa... No, gli HP ce l'ha già alti. Facciamo magia. Che succede? Ah. Oh. Ok. Strano, ma va bene. Non credo serva neanche, in realtà. Se riesco a prendere la direzione giusta... Mio Dio. Mio Dio. Ragazzi, c'è talmente poco spazio di manovra. Ok. Fatto. Non si azzardi, signor Mario. Senti, le monete rimangono lì. No, no, don't. Raga, non so come non capisco dove siano. In tre dimensioni, dico. E cado, non può, anche se devo comunque saltare bene. Quindi non ha senso prendere la piattaforma. Pronto. Oh, madonna. Ok. Eh no, però. Perché l'altro mi porta in un altro punto. Aspetta. Belin. Allora, è sopra l'alto, quindi basta andare in basso a sinistra, ma con una logica è l'inferno. Pronto. È che non uso i direzionali perché con la 360, anzi, con il controllo di Xbox One, mi devastano le dita, quindi... Ma no, l'avevi preso, Mario, che dici? Saltami, salta, Mario, sa, per piacere, sa... Io voglio morire. Ce l'ho fatta. I did it. È un'altra zona, ne è valsa la pena. Non so fino a che punto, ma ne è valsa la pena. Ok. Guarda, non mi interessa, ci sono le monete. Rimangono dove sono. Questa forse la prendo, però. Le ho prese tutte. Sono bravissimo, sono un mago. Meno. Stavo volando per un secondo. No. Raga, non capisco perché non si aggrappi. Si è aggrappato per un secondo? No, non è vero, non ci sto credendo. Allora, devo capire. Forse devo prendere il nemico, aspetta. 10 minuti, signori, che siamo qua. 10 minuti. E poi una minchiata del ge... tanto non ce la faccio lo stesso, quindi non c'è problema. No, il cavo, si è sconnesso il cavo. Adesso, con calma. Ma perché? Ce l'abbiamo fatta. Guarda il nemico, non il nemico, non mi interessa. Ok. E adesso dove sono? Moneta rana e sciarpa rara. E... come, scusa? È un oggetto speciale? No. Portafortuna, difesa con la seme, fungo, fungo. È un equipaggiamento? Ah, sì. Aumenta la difesa. Allora, lo do a lei. Anche se aumenta la velocità. Di quanto aumenta la difesa la sciarpa rara? Da 77... a 92. Quanto abbiamo così? 161 di attacco, 104, 166, 61. Ma... cioè, va bene, ma non posso. No, è un accessorio. Mi serve la velocità con Peach. Preferisco così. Per almeno per adesso preferisco così. Perché lei deve agire per prima. Ok, un fiore nice. E un altro fiore molto nice. Dove sono finito? Le terme si trovano più avanti, ma sono i membri della famiglia reale. Manca un verbo in questa frase. E tu non hai per niente un aspetto molto reale. E manca o un verbo o un per. E quindi devo tornare su. Excuse me, perché questa musica? Questo credo che mi porti alla mappa. E quindi io salve... perfetto, perfetto. Salviamo perché io sto implodendo. C'è un salvataggio qua? Da qualche parte? Città mostro, va benissimo, città mostro. So che qua c'è un save. Perfetto. Ragazzi, noi le nuvole le finiamo di esplorare nella prossima parte. Da GBJ, per il momento è tutto. Al prossimo video.